Ciao a tutti, in questo video vi parlerò brevemente della psicologia dello sviluppo. Che cos'è? È una disciplina che indaga i cambiamenti che si verificano nel comportamento e nelle capacità di un individuo con il progredire dell'età. In particolare, noi sappiamo che lo sviluppo riguarda tutto il ciclo di vita, anche se i cambiamenti più importanti si realizzano nel periodo che va dall'infanzia all'adolescenza. Facciamo però prima un passo indietro e capiamo come si è giunti alla psicologia dello sviluppo. Già nella fine del 1800, infanzia ed adolescenza diventano oggetto di indagine. Tra i diversi autori del periodo ritroviamo Locke, secondo la quale il bambino nasce come una tabula rasa e quindi è l'esperienza che lo va a plasmare. Dà quindi importanza agli effetti ambientali e culturali. Un altro autore importante del tempo è sicuramente Rousseau, secondo la quale i bambini nascono invece tutti buoni e non c'è bisogno di una particolare guida morale. Quindi, contrariamente a Locke, che dà tanto importanza agli effetti ambientali e culturali, Rousseau si basa invece sulla predisposizione naturale del bambino. Agli inizi del XIX secolo, si ha poi uno studio più scientifico dell'infanzia, grazie all'intervento di Darwin con la sua teoria dell'evoluzione. Lui che cosa ha fatto? Ha studiato appunto il processo di evoluzione del bambino e secondo Darwin lo sviluppo è un processo di adattamento all'ambiente. Solo agli inizi del XX secolo si giunge poi a definire quella che è la psicologia dello sviluppo. Baldwin infatti scrive due libri incentrati proprio sulla logica del bambino e qui introduce i concetti di assimilazione e accomodamento che poi riprenderà Piaget. Ricordiamo solo a che cosa vuol dire assimilazione e cosa vuol dire accomodamento. Assimilazione vuol dire l'incorporazione delle informazioni dell'ambiente nell'organismo, invece l'accomodamento è proprio il cambiamento dell'organismo in seguito all'assimilazione. Le principali scuole di pensiero che hanno influenzato le concezioni riguardanti lo sviluppo sono essenzialmente tre: il comportamentismo, l'approccio organismico-evolutivo e l'approccio psicanalitico. Uno dei rappresentanti dell'approccio comportamentista è sicuramente Watson. Secondo questo approccio, l'individuo è plasmabile e ha una capacità illimitata di apprendere, quindi il cambiamento non viene dall'interno della persona, ma è l'ambiente ad imporlo dall'esterno. Quindi, il bambino praticamente tende a ripetere i comportamenti che hanno avuto risultati positivi, parlavamo di rinforzi positivi, e di eliminare invece tutti quei comportamenti che non hanno avuto risultati o comunque hanno avuto effetti negativi, i cosiddetti rinforzi negativi. Nell'approccio organismico-evolutivo si fa riferimento invece a autori come Piaget, Vygotsky. Come si considera l'individuo? Viene considerato l'individuo come un organismo attivo, teso a realizzare le proprie potenzialità, quindi il cambiamento è una caratteristica primaria del suo comportamento e ogni nuova scoperta non riflette né una disposizione innata del bambino né l'influenza dell'ambiente esterno, ma è proprio un'interazione dell'uno con l'altro. Quindi sul piano metodologico questo approccio predilige sicuramente l'osservazione e la sperimentazione del bambino. Infine, l'approccio psicanalitico, in cui l'autore fondamentale è sicuramente Freud, cosa fa? Non indaga le cause e gli effetti del comportamento, ma tende a ricostruire la storia personale degli individui e cerca dei nessi significativi. Il nucleo fondamentale di questo approccio è costituito sicuramente dal modo in cui i genitori aiutano il bambino a sviluppare una giusta valutazione della realtà esterna per trovare poi un compromesso tra quelli che sono i propri impulsi e le esigenze invece di doversi adeguare alle esigenze sociali. Gli studi di Freud sono stati poi ripresi dalla figlia e da una sua allieva. Entrambe dedicarono molto tempo allo studio diretto dei bambini e misero le basi per l'applicazione dei principi terapeutici della psicoanalisi anche ai bambini. In quest'ambito ha preso poi forma la teoria dell'attaccamento ad opera di Bowlby e dei suoi collaboratori. È stata una delle principali teorie dello sviluppo affettivo del bambino. Su cosa si è incentrato? Sul mettere in luce la natura e il funzionamento del legame di attaccamento tra genitore e bambino. Ed è proprio a partire da questo ampliamento di prospettiva
che intorno agli anni 80 vi è un fiorire di ricerche sia negli Stati Uniti che in Europa che approfondiscono proprio il legame che esiste tra le modalità di interazione con l'adulto di riferimento e lo sviluppo delle strutture cognitive del bambino. La mamma a questo punto non ha solo una funzione di tipo affettivo, quindi non è solo la base sicura del bambino, ma diventa proprio un elemento fondamentale per strutturare la mente e far acquisire quindi le competenze linguistiche e intellettive a suo figlio, quindi al bambino. Diciamo che col tempo è cambiato il punto di vista della psicologia dello sviluppo, che ha spostato il proprio interesse e anche le proprie indagini, su aspetti non cognitivi, o meglio, anche su aspetti non cognitivi come le emozioni, gli affetti, lo sviluppo del sé. Ed è stato proprio grazie a queste ricerche, che sono emersi punti importanti che costituiscono la base per comprendere i processi di sviluppo tipici e atipici. Quindi, in conclusione, cosa possiamo dire? Che sicuramente lo sviluppo e le sue alterazioni vanno considerati in un'ottica interattiva che tiene conto sia delle predisposizioni naturali e biologiche, ma anche dei contesti relazionali e ambientali. Per oggi vi saluto, vi lascio un pochino di musica rilassante per poter conciliare meglio lo studio. Buona giornata.